Buon pomeriggio Paolo. Grazie Andrea, grazie, un saluto ai nostri telespettatori, buongiorno dall'Aquila, da Palazzo Fibbioni, grazie al padrone di casa, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Grazie sindaco. Grazie a voi per l'ospitalità e un saluto ai vostri telespettatori. Sindaco, allora entriamo subito nel cuore del problema. Questa mattina c'è stato questo importante incontro nella sede, presso la sede regionale dell'ANCE, con i vertici, con il presidente regionale Antonio Dintino, per parlare di sicurezza nei cantieri di lavoro, soprattutto ovviamente nel particolare per quanto riguarda i cantieri dell'Aquila e della ricostruzione. È stato un incontro molto vivo, molto partecipato. Le chiedo subito di dirci qualcosa in merito, perché ovviamente le questioni sono tante, anche spinose, bisogna dirlo. Su tutte, ovviamente, la questione tamponi, su quando farli, quanti tamponi, le scadenze temporali e di chi è la responsabilità, diciamo, della vigilanza sanitaria. Per chiudere poi c'è anche la questione relativa alle spese, parliamo di protocolli sanitari molto costosi. Sì, è stato intanto un confronto molto utile, come tutte le volte in cui si mettono sul campo varie idee, anche varie posizioni, che vanno tutte in una direzione, che è quella di garantire la maggior sicurezza possibile in una città che ormai dal 19 aprile segna zero sulla tabella dei contagi, e noi vogliamo restare una città pulita, fra virgolette. Naturalmente non si può non tener conto dell'anomalia di una città di 70.000 abitanti che ospita 520 cantieri di ricostruzione privata e 60 cantieri di altre opere pubbliche. Il tema è che il tampone non è per sé un salvacondotto, non è un passaporto diplomatico, e poi consente di fare qualsiasi cosa. Bisogna rispettare le norme, bisogna rispettare le prescrizioni governative, bisogna rispettare quanto scritto nel protocollo sottoscritto il 24 aprile scorso tra le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali presso il MIT. C'è in più la procedura del tampone a cui si stanno attenendo tutte le imprese, e io ho specificato che il tampone serve per fissare un momento zero, che in caso di contagio futuro consenta di tracciare la mappa dei contatti stretti dell'eventuale contagiato, e quindi di non chiudere di nuovo la città, di non imporre un nuovo lockdown, ma di poter circoscrivere il fenomeno e poter andare avanti, perché questa è la vera sfida. La sfida è lavorare in sicurezza e rallentare un po' oggi, semmai ci siano dei rallentamenti, per non fermarsi domani. Su questo aspetto è stato condiviso. Poi naturalmente la vigilanza sanitaria è di competenza delle figure professionali incaricate, ma anche in quel caso bisogna fare le cose con molta razionalità, senza isterismi né in un senso né in un altro, senza dover necessariamente imporre un regime poliziesco sulle imprese, ma senza neanche un eccesso di, diciamo, di fatalismo, di lasciar fare in maniera generica, e io credo che questa sia la strada. Dopodiché naturalmente non solo i tamponi, ma i dispositivi di protezione, le sanificazioni, anche diciamo, la rendita aziendale pro capite oraria di un operaio cambia naturalmente, sono maggiori oneri o maggiori costi a seconda della tipologia che vanno necessariamente riconosciuti. Quella è la vera battaglia da fare. Sono stati effettuati già 1.500 tamponi, a breve si arriverà a quota 6.000. Di tutti questi argomenti che lei citava qualche istante fa, sindaco, abbiamo parlato anche ovviamente con il presidente regionale dell'ANCE Antonio Dintino, che ha avuto anche un po' da ridire sulla sua ordinanza, che sarebbe arrivata davvero proprio in extremis qualche giorno prima della riapertura dei cantieri. Allora, se lei è d'accordo, possiamo ascoltare proprio ai nostri microfoni l'intervista e dunque le parole del presidente regionale dell'ANCE Antonio Dintino, e poi le commenteremo insieme. L'obiettivo comune è quello di far sì che sia ovviamente privilegiata la salute degli operai, di tutti gli operai. Certamente, tant'è vero che il decreto che ha fatto il sindaco Biondi va verso questa direzione, quella di mettere in sicurezza la propria città, e soprattutto lo si fa mettendo in sicurezza tutti i dipendenti dei cantieri. L'Aquila oggi è il cantiere più grande d'Europa, circa 500 cantieri da riaprire, è naturale che l'attenzione deve essere forte. Noi che cosa abbiamo detto però al sindaco? Che la sua ordinanza è uscita la fine di aprile. Il giorno dopo era il 1° maggio, il giorno dopo era sabato, il giorno dopo era domenica, il 4 di
maggio eravamo tutti pronti per ripartire con i cantieri. Naturalmente con quelle ordinanze le imprese, almeno quelle più serie, hanno detto ok, dobbiamo fare i tamponi, non riapriamo. Quindi magari una concertazione fatta prima poteva far sì che l'organizzazione poteva dare i suoi frutti, anche perché lasciare a casa le maestranze soltanto con la cassa integrazione significa anche lasciare in povertà le famiglie italiane. Sono stati già effettuati oltre 1500 tamponi, si arriverà a quota 6000, però il punto è anche un altro, la frequenza di questi controlli sanitari, ogni quanto dovranno essere effettuati i tamponi? Questo è il vero problema, quello che noi chiediamo al sindaco è di fare chiarezze su questa cosa qui, perché sull'ordinanza si rimanda al medico competente la periodicità dei tamponi. E allora se voi pensate che un medico di un'impresa può dire che so una settimana, un altro 15 giorni, un altro ogni 3 mesi, qua diventa che ogni impresa ha la sua ciclicità. E poi, questi tamponi, sì è vero, sono importantissimi per definire il punto zero, cioè la pandemia a che punto sta nei cantieri edili dell'Abruzzo, e quindi ben vengano questo primo tampone, ma i successivi per dare una sicurezza di salubrità, di sana costituzione degli operai, quanto va ripetuto? Chi lo decide? Lo lasciamo soltanto decidere al medico competente? Presidente, possiamo dire che l'obiettivo comune alla fine sarà quello di arrivare ad un protocollo di buone prassi per quanto concerne la vigilanza sanitaria, perché non si parla solo di tamponi ma anche di sanificazione degli ambienti e anche dell'uso e dell'acquisto dei dispositivi di protezione. Certamente, questo è un costo molto importante, tant'è vero che io mi sono fatto portavoce un po' di tutte le associazioni di categorie, abbiamo lavorato sui nuovi prezzi da Covid-19 e devo dire che la Regione, come aveva promesso, entro un mese ha approvato il nuovo prezziario anche con gli oneri della sicurezza. Adesso sta, diciamo, a chi di dovere, a chi di competenza, mi immagino che so, alla parte nazionale, che deve decidere come ristorare a livello di lavori pubblici, a livello di ricostruzione, queste somme a favore delle imprese. Ma non è questo tanto il punto, perché le imprese lavorano in sicurezza, vogliono lavorare in sicurezza, le imprese hanno a proprio carico la salute dei propri dipendenti e dei propri cantieri. Il problema sta nel fatto che le cose devono essere fattibili. Ritorniamo ai tamponi. I tamponi, anche se sono una cosa giusta, ma noi non possiamo adesso ripetere i tamponi, 5-6 mila tamponi nel giro di poco tempo. Abbiamo un decreto ministeriale che ci dice come lavorare in sicurezza nei cantieri, lì non è concepito che si faccia il tampone obbligatorio ed è questo che noi chiediamo a Biondi, che si faccia chiarezza, perché le imprese vogliono lavorare in sicurezza ma vogliono anche lavorare con certezze e devono saper fare quello che è lecito fare. Anche perché non ci dimentichiamo che il Covid 19, chi lo dovesse contrarre, è equiparato a infortunio nel cantiere. Significa che i datori di lavoro, i responsabili della sicurezza, i medici competenti sono responsabili penalmente di quella malattia. E non è giusto. Perché? Perché il Covid non si sa ancora né come, dove e né come prenderlo. Il nuovo operaio, se lavora tutti i giorni, in un anno non fa più del 20% della propria vita in un cantiere. E siccome il Covid non sappiamo dove si prende, l'altro 80% perché deve essere responsabile un datore di lavoro? Perché deve essere responsabile un addetto alla sicurezza? Sindaco, queste le dichiarazioni del presidente regionale del Lancio Antonio Dintino, che chiede anche al sindaco dell'Aquila Biondi chiarezza per poter lavorare in sicurezza e per poter procedere, diciamo, con il lavoro nella città dell'Aquila. Lei cosa si sente di rispondere? Ma che le norme, le indicazioni sono molto chiare. Intanto rispondo incidentalmente alla questione tempi. Il protocollo firmato tra associazioni di categoria e sindacati è del 24 aprile. Venerdì. Il 25 sabato festivo il presidente Conte annuncia la fase 2, il 26 domenica sera esce il DPCM
che stabilisce le regole di ingaggio sui cantieri edili. Il 27 mattina abbiamo mandato la prima bozza di protocollo e il 30 aprile abbiamo firmato l'ordinanza, quindi il tutto è stato fatto in 3 giorni lavorativi, che sono tempi per la pubblica amministrazione incredibili, passati attraverso anche una fase di concertazione e di condivisione con altri soggetti. Quanto al nocciolo della questione, che è quella della ripetizione del tampone, anche lì, se un operaio è negativo e ha uno stile di vita corretto, indossa la mascherina quando non può mantenere la distanza sociale, si lava frequentemente le mani, il fine settimana sta alla casa in campagna con la moglie e i figli, il tampone può anche non ripeterlo mai più. Se uno tutte le sere esce di casa e fa baldoria, si assembra o ha atteggiamenti poco consoni, non basta neanche un tampone al giorno. Quindi, insomma, il tema centrale è questo qui: non c'è l'obbligatorietà della ripetizione del tampone. Però, siccome il protocollo allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede una vigilanza sanitaria continua, il medico competente è chiamato a fare questa vigilanza sanitaria continua. Sono figure professionali con un titolo accademico, con una professionalità, con un'iscrizione a un ordine e con un riconoscimento economico per il lavoro che fanno. Sindaco, per chiudere, l'auspicio è quello, lo dicevamo anche nell'intervista, di arrivare comunque ad un protocollo, a delle buone prassi da seguire, ovviamente coinvolgendo il governo, la regione e anche il comune dell'Aquila, oltre alle associazioni di categoria. Si arriverà, si riuscirà ad arrivare ad un accordo? Ma diciamo che tutto quello che bisogna fare è già scritto nel protocollo nazionale ed è meglio definito nell'ordinanza, quindi basta attenersi a quello che è già stato scritto, è già stato fatto, anche perché cambiare continuamente le carte in tavola potrebbe anche disorientare la cittadinanza ed il mondo produttivo. Io chiedo alle imprese di lavorare con tranquillità, di lavorare con serenità, perché questa è la chiave del successo da questo punto di vista. Poi ognuno per le proprie competenze deve individuare gli strumenti per riconoscere i maggiori costi che le imprese sostengono, e questo è sacrosanto. Io l'ho detto in tempi non sospetti, ho scritto una lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro De Micheli, al Commissario Legnini, prima ancora che venisse sottoscritto il protocollo, anticipando il tema del riconoscimento di una maggiorazione del contributo, perché ritengo che le imprese debbano lavorare in sicurezza, perché se le imprese lavorano in sicurezza i lavori sono fatti bene, la città è più bella e la città è più sicura.